Sì, anche perché poi Giuntoli lo ha detto nel corso della super conferenza stampa di sabato, che non sono ancora arrivate offerte ufficiali, quindi tra un po' ne parleremo anche con i primi ospiti, soprattutto perché cercheremo di comprendere se invece ci sono novità dal punto di vista invece del futuro di Kalidou Koulibaly. Ti chiedo invece anche qual è un po' la risposta dei tifosi, perché si è affollata Di Maro nel corso del weekend, non c'è ancora il sold out, giusto, però l'affluenza è importante, ma i primi applausi, anche i primi entusiasmi, per quali calciatori sono, Giovanni? C'è stato grande entusiasmo, favorito forse soprattutto dal fine settimana, perché il sabato e la domenica qui c'è sempre più gente, quindi anche questo ha dato una mano all'inizio del Napoli, che, devo dire la verità, in campo è stato un po' moscio, dai, perché non c'erano giocatori di spessore, non c'erano i grandi campioni. Lo scorso anno Insigne e Mertens chiaramente qui a Di Maro non c'erano, però il Napoli era partito con Koulibaly, era partito con Osimhen, era partito comunque con giocatori di un certo spessore. Invece quest'anno, a parte i due nuovi innesti, Kvaratskhelia e Olivera, un po' di nomi importanti mancano, questo va detto, e quindi leggermente si soffre questa cosa, si percepisce nell'aria, però comunque il pubblico risponde presente, il pubblico sta facendo sentire tutto il proprio calore, sì, soprattutto nei confronti di Luciano Spalletti, che viene sempre acclamato continuamente, ma anche nei confronti di Mario Rui, che è diventato un po' l'idolo, un po' sul web, un po' qui anche a Di Maro. Mario Rui, che si giocherà, lo sappiamo, il posto con Olivera, perché se lo giocherà, non è scontata diciamo la titolarità da parte dell'uruguaiano. Però voglio dire che in grande spolvero c'è stato Lozano, che aveva un sorriso veramente che si vedeva fin da sopra le malghe qui in montagna, veramente un Lozano sorridente e anche soprattutto già in forma, perché dopo l'operazione alla spalla si poteva pensare che tornasse con calma, che avesse bisogno un po' più di tempo per rientrare, certo, per riassestare proprio la situazione dell'articolazione della spalla. Però Lozano è già pronto, è già in gruppo pienamente, è tra i più pronti, più scattanti, e come dicevo soprattutto forse il più sorridente di tutti, un po' per la partenza di Insigne, che gli darà maggiormente spazio. Questo non lo sappiamo, però è una supposizione che possiamo fare. L'ultima, prima di fermarci per un veloce stop and go, te la faccio davvero in 60 secondi, Giovanni, sull'arrivo di Koulibaly, che dovrebbe essere previsto per giovedì, giusto? Sì, l'arrivo di Koulibaly dovrebbe esserci proprio giovedì, giorno più giorno meno. Nel frattempo, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è atteso soprattutto il presidente De Laurentiis, che dovrebbe essere qui nella giornata di mercoledì, invece, un 24 ore prima rispetto al difensore senegalese. Oggi arriveranno altri calciatori, arriverà Ambrosino, che alle 12 ha preso il treno da Napoli, dopodiché toccherà ad altri importanti come Osimhen, che questa mattina ha sostenuto sì, le visite mediche a Castelvolturno, diretto proprio qui a Di Maro. Dovrebbe arrivare anche Anguissa, che doveva arrivare in realtà già questa mattina, già ieri, per sostenere la prima sgambatina questa mattina, però è atteso per oggi, e è tutto rimandato a domani, chiaramente, perché oggi pomeriggio non ci sarà allenamento, mezza giornata di riposo per i calciatori e per Luciano Spalletti. Staremo a vedere allora quali saranno i primi anche appuntamenti, non solo del pomeriggio ma anche la giornata di domani. Giovanni, noi ci becchiamo tra 120 secondi, il tempo nello stop and go, e poi cominciamo anche a sentire i nostri ospiti. A tra poco. Dal mercato, sempre con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, direttamente da Di Maro, e anche con il collega di Tutto Juve, l'amico Mirko Di Natale. Ciao Mirko, eccoci, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, sempre un piacere. Te la faccio proprio facile sulle considerazioni anche che ha rivelato Giuntoli in conferenza stampa sabato. Per noi Koulibaly è incedibile e poi lì Spalletti, che ascolteremo poi dalle 14, ha rincarato la dose dicendo: noi gli stiamo già preparando la fascia di capitano extra large. Cosa fa la Juventus? In cassa sono in qualche modo schermaglie che ci stanno di questi periodi e sta preparando il nuovo assalto, oppure la Juve sta già iniziando a guardare oltre Koulibaly perché magari è un obiettivo un po' troppo difficile in quest'estate? Rimaniamo subito in questo momento. La Juventus sta pensando e deve pensare alla cessione di Matthijs de Ligt. Poi è chiaro che nel momento in cui ti va via Giorgio Chiellini e un altro pezzo 90 come Matthijs de Ligt, la Juventus deve sostituire questi due giocatori con almeno uno di loro che sia leader, che sia dotato di grandissima esperienza. Ecco perché l'identità e il profilo di Kalidou Koulibaly è la prima scelta assoluta per quanto riguarda l'eventuale partenza di de Ligt. Ma più che sostituire de Ligt andrebbe a sostituire Giorgio Chiellini, ecco questo lo vado a precisare. Certo è che bisogna tenere in considerazione quanto detto pubblicamente da Giuntoli e da Spalletti, perché me lo dite voi, non sono persone, almeno il direttore, ma anche quanto riferito dal presidente, non sono persone che si spendono sempre, no, pubblicamente e dicono queste cose. Ciò che io posso sapere, ciò che noi possiamo capire anche da quello che gira, dalle informazioni che ci arrivano dalla Continassa, è che per la Juventus Kalidou Koulibaly rappresenta la prima scelta assoluta e proverà sicuramente a fare più di un tentativo. C'è già stato tra l'altro l'incontro con il suo procuratore Fadi Ramadani negli scorsi giorni. La Juventus è disposta per il momento a mettere sul piatto, non ci sono ancora offerte ufficiali, va precisato, ma è disposta a mettere sul piatto eventualmente una cifra vicina ai 30 milioni per poi eventualmente salire anche in base alle esigenze del Napoli. Quello che so è che oggi la Juventus non ha ancora rinunciato a Kalidou Koulibaly, ma è chiaro che nel novero dei difensori, come vi dicevo, ne deve far due, rientrano anche altri profili come può essere Gabriel dell'Arsenal, come può essere Milenkovic della Fiorentina, sì, come può essere Kimpembe del PSG e altri. Giovanni, per Mirko. Dopo l'arrivo dei vari Pogba e Di Maria, che non sono chiaramente giocatori da poco, la Juve cerca, lo sappiamo, difensore centrale, però cerca anche uno come Zaniolo. A che punto è in quel caso quel tipo di trattativa che porterebbe la Juve forse a fare uno step nettamente superiore rispetto alla concorrenza? Sì, a Torino sono giorni di gran fermento perché tra poco verrà presentato Di Maria, domani alle 15 febbraio verrà presentato anche Paul Pogba. La Juventus ovviamente non si fermerà a questi due nomi, proverà a fare almeno altri 3 o 4 acquisti, e quanto si vociferava nei mesi scorsi e comunque in maniera concreta la Juve ci sta provando, sicuramente uno di questi, me lo dici tu, è Nicolò Zaniolo. Su Nicolò Zaniolo ormai c'è già un'intesa con il procuratore, anche se è stata abbondantemente smentita, da 4 milioni per 4 anni, va raggiunta la quadra con la Roma. La Roma non vuole contropartite, non scende al di sotto dei 50 milioni, sicuramente lo step fondamentale potrebbe essere la cessione di Matthijs de Ligt, che porterà nella Juventus soldi freschi. La Juventus pensa ad un prestito con obbligo di riscatto, le cifre, quelle che girano, anche quelle riportate dai colleghi, non sono propriamente sicure al momento, sono più per ipotesi, però chiaramente se devi andare a costruire una trattativa da 50, 45, anche 40 milioni, farai un prestito oneroso da 10-15 e poi il resto lo spalmi l'anno prossimo. Mirko, c'è una gran paura qui a Napoli che nel giro di due colpi, e anche il terzo, che adesso sia Zaniolo, Koulibaly, ma anche Kostic, insomma qualsiasi tipo di calciatore che appartiene a quella fascia, la Juventus sia già la squadra da battere, nonostante l'Inter abbia riaggiunto Lukaku in più e stia provando ad aggiungere anche un Dybala in più. Però se giochiamo un po' a fare l'11, no? La formazione tipo con, ok, parte De Ligt, però la coppia centrale può essere Koulibaly, Bonucci, il centrocampo Pogba, Locatelli e ancora in attacco Di Maria, Chiesa, Vlahovic. Cioè la Juventus in questo momento ha spaventato oltremodo le avversarie, tra cui anche il Napoli, oppure bisogna un attimo fare anche la tara, bisogna stare un attimo tranquilli, perché non è che l'anno scorso Allegri avesse una 500 tra le mani, aveva già un'ottima macchina, ma comunque non è riuscito a fare molti giri veloci, mettiamola così.
Sono d'accordo, no? Sono d'accordo anche perché la critica l'anno scorso, se vi ricordavate, poneva la Juventus tra le favorite, la poneva al primo e al secondo posto della griglia, invece la Juventus l'anno scorso non si è mai avvicinata neanche per sbaglio al primo posto, nonostante una lunga rincorsa terminata col quarto. Detto ciò, è tutto sulla carta, anche perché l'anno prossimo si giocheranno due campionati, non lo farà soltanto la Juventus, ma tutte le squadre di tutta Europa giocheranno due campionati, una con tante partite da qui al mondiale, e poi successivamente da gennaio in poi inizierà un altro campionato con un'altra condizione. A quello che dicevi, ti devo per il momento levare Federico Chiesa, perché è vero che il giocatore proverà a rientrare da settembre, però nella migliore delle ipotesi potrebbe essere a disposizione nel finale della prima parte di stagione, no? Quella che ci condurrà a Qatar 2022. E quindi la Juventus potrebbe giocare con un 4-3-3, dove vertice basso può essere sicuramente Paredes da tenere in considerazione, anche se per il momento il PSG, riferiscono i colleghi francesi, spara alto, spara 35. Però è un giocatore su cui la Juventus sta lavorando, ha già sentito l'entourage, potrebbe essere uno di colpi a centrocampo con Paul Pogba, sicuramente Zaniolo, che può giocare anche da mezzala, potrebbe ricoprire quella parte di campo che tu mi dicevi. Sicuramente ci sarà invece da comprare bene in difesa, perché Koulibaly è un obiettivo, anche se secondo me è difficile, per soprattutto quello che in questo momento non è la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. Poi lo sappiamo bene, no? Le verità di oggi del calciomercato sono sempre le bugie di domani, quindi ad oggi nega, chiude, eccetera, però bisognerà vedere più avanti. Ma soprattutto io non farei tramontare definitivamente l'ipotesi Bremer, con cui ha già un'intesa con l'Inter, però tarda ad arrivare la quadra con col Torino, e quindi la Juventus, nel caso in cui dovesse avere i soldi in mano di De Ligt, potrebbe anche decidere, nel caso venga a scontrarsi con un muro, il muro Koulibaly, possa poi decidere di fare un'offerta buona al Torino e stappare Bremer alla concorrenza. Ecco, quindi magari un Bremer, un Milenkovic o un altro difensore, ecco, bisogna secondo me ragionare su quella, su quell'ipotesi, senza dimenticarci che la Juve sta cercando anche dei nuovi terzini, soprattutto a sinistra, nel caso in cui dovesse partire Pellegrini, che interessa al Napoli. Questa non so se l'avete già data, ma è un giocatore su cui il Napoli si è informato con l'entourage qualche mese fa. Oh, questa già è una piccola notizia che accogliamo senza troppi dubbi. Intanto, Mirko, come sempre, grazie mille per essere stato con noi qui a Radio Punto Nuovo, buon lavoro, poi torneremo a sentirci anche nelle prossime settimane, che il mercato è ancora lunghissimo. Un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio, buon proseguimento di giornata. Grazie mille all'amico Mirko Di Natale. Giovanni, noi invece ci ritroviamo alle 14, quando ci porterai anche un ospite lì dalla piazzetta di Maro. Intanto mangia qualcosa in questa mezz'ora, mi raccomando, che poi altrimenti sei denutrito, mi preoccupo. Vado a pranzare un secondo. Ecco, dai, mezz'ora. Tanto arriva Pietro De Concilis, capirai, tra 15 secondi praticamente, quindi sarai sostituito degnamente, non ti preoccupare. Sarà in buone mani. Sarò accetto, in buonissime dai. Mani, anzi in buonissimi guantoni, visto le origini del nostro Pietro. Intanto, Giovanni, a tra una mezz'oretta con il nostro ospite che ci porterai lì da Di Maro, e poi ancora con tante voci che arriveranno dal ritiro del Napoli. Ciao Giovanni, a dopo. A tra poco. Ciao. A tra poco con Giovanni Annunziata. Noi invece voltiamo pagina, perché il tempo di un velocissimo stop and go con noi Pietro De Concilis, i primi ospiti soprattutto in chiave salernitana. Vi facciamo ascoltare anche le parole di un neogranata, e poi dopo ci sposteremo sulla Serie B, sulla Serie C, e poi dopo dalle 14 torneremo con lo speciale Napoli. Prima di dare il buongiorno a Pietro De Concilis, proprio una veloce incursione sul profilo ufficiale della Salernitana, perché si è presentato Lovato, si è presentato il neodifensore dei Granata, arrivato a Salerno nell'operazione che lo ha condotto appunto in Campania, nello scambio tra virgolette con Ederson. Queste le sue prime parole da Granata. Sì, sono venuto qui pronto, carico per affrontare la nuova stagione con i nuovi obiettivi, e le prime sensazioni, sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito subito calore, e credo quest'anno ci siano i buoni presupposti per affrontare al meglio la stagione. Sicuramente sia il direttore De Santis sia Migliaccio mi hanno convinto sin da subito a sposare questo progetto. Come ho detto prima, sono molto pronto e carico per affrontare al meglio questa stagione, e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Sicuramente la spinta dei tifosi credo sia un valore aggiunto, e oltre al calore e allo spirito proprio e al tifo che trasmettono, è veramente uno o due uomini in più in campo. Certo, sicuramente dai più esperti si può sempre imparare,
e anche con Lorenzo possiamo aiutarci a vicenda, migliorare e seguire quelli che sono gli esempi che abbiamo in rosa. Difesa 3 posso ricoprire tutti i ruoli perché l'ho già fatto, però il mio ruolo preferito, principale, sarebbe al centro. Poi a discrezione dell'allenatore e in base a dove c'è necessità, io sono disponibile. Sono qui per affrontare questa sfida, sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia. Allora, queste le parole di Matteo Lovato, che si è presentato così attraverso il canale ufficiale della Salernitana con tanto di Magteanimo poi tatuato tra virgolette sulla pelle. Pietro De Concilis, buongiorno, ben ritrovato, eccoci. Ciao Alessandro, bentrovati, buongiorno a tutti. È un inizio settimana particolare perché il mercato entra nel vivo, siamo all'11 luglio, anche tra Serie B, Serie C, ritiri che iniziano, ritiri che stanno per iniziare, anche storie nuove anche che stanno per aprirsi. Ovviamente tra una trattativa e l'altra faremo il punto anche oggi su quello che sta succedendo un po' in tutte le piazze campane. Siamo già con il nostro ospite da Salerno, fra pochissimo stiamo raggiungendo. Okay, fra pochissimo allora andremo da chi ci dirà, ci racconterà qual è stata invece la giornata di ritiro per la Salernitana che dovrebbe essere, se non vado errato, all'ottavo giorno di preparazione al prossimo campionato lì a Jenbach, dove la formazione di Nicola e De Santis sta molto complicata. Invece adesso c'è anche un po' di pressione in più, c'è anche un po' di carica in più, c'è anche una volontà di fare un passettino in più verso magari il lato sinistro della classifica nel lungo periodo. Però le cose vanno preparate e programmate sempre con grande attenzione, mentre intanto è partita anche la vendita libera su gli abbonamenti. Ci sono tante novità su prezzi e agevolazioni, poi le racconteremo anche con il nostro prossimo ospite, non appena Pietro ci darà un segnale, e andremo subito da chi ci racconterà un po' le ultime di casa salernitana, perché il mercato della Salernitana in tutto questo si sta muovendo. Lì c'è il casting per l'attacco, che mica da ridere, perché si attende la risposta di Bonazzoli. Che un calciatore è arrivato oggi, Alessandro, hai visto? Uno a Salerno è arrivato però per le visite mediche, Diego Valencia. Certo, verissimo, io non volevo fare spoiler, volevo fare col nostro prossimo ospite, ma se lo fai, se faccio io gli spoiler, lo sai che significa per cose importanti. Esatto. E poi significa che dovremmo esserci ormai. Stiamo ragionando del nostro prossimo ospite, per questo ho dato la notizia come lancio per quello che è il mercato della Salernitana, che ovviamente sta entrando nel vivo anche per quanto riguarda il lavoro estivo, ovviamente in ritiro. Diego Valencia, che svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi, poi sottoscriverà anche un contratto importante con il club Granata, che ha deciso di scommettere su questo talento. E poi ovviamente c'è anche un accordo che è stato già raggiunto nei giorni scorsi, è stato limato anche nella giornata di ieri, nonostante fosse una domenica come le altre, ma non lo è stato per il DS Morgan De Santis, perché Lorenzo Pirola sarà un nuovo giocatore della Salernitana. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, è cambiato però l'accordo e i termini dell'accordo con l'Inter per il classe 2002, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto alla 20ª per presenza in maglia granata. Quindi è cambiato un po' l'accordo, soprattutto i termini relativi all'obbligo di riscatto, come spesso accade in questi casi. No, poi tra le altre cose è un calciatore molto interessante, Pirola, è un calciatore che veramente ha fatto benissimo in questi due anni di Monza, è stato uno dei valori aggiunti quest'anno per la formazione di Stroppa, un calciatore sul quale anche l'Inter avrebbe fatto molto bene appuntarci, non ci ha puntato per un semplice motivo, che comunque l'Inter ha sempre bisogno, no Pietro, lo stiamo vedendo anche col mercato dell'Avellino con Moretti, c'è sempre bisogno di fare liquidità attraverso i ragazzi, magari concedere qualche prestito in meno, ma avere qualche clausola di recompra in più per avere liquidità immediata, e poi se il calciatore esplode, pazienza, si paga quella tra virgolette piccola penale per riprendere di nuovo sotto controllo il calciatore. Sono un po' quei giochini che comunque si fanno per tenere in auge il bilancio, per tenere in ordine anche i conti, soprattutto per una situazione molto complicata come quella dell'Inter, che comunque non lo scopriamo certo adesso. Certo. Noi stiamo provando a contattare anche in privato il nostro prossimo ospite, che però potrebbe avere avuto qualche piccolo imprevisto, anche perché oggi la giornata è importante, perché in casa salernitana si stanno aspettando
qualità sull'asse Pinamonti, perché Pinamonti, Pietro, è in questo momento nel mirino dell'Atalanta, che è la squadra più avanti per il calciatore proprio di proprietà dell'Inter. Ha fatto molto bene nel suo anno in prestito all'Empoli, si è tra virgolette consacrato per poter fare un altro piccolo step. Comunque l'Atalanta cerca un attaccante, perché lì dovrebbe essere in uscita uno tra Muriel e Zapata, quindi cerca un calciatore sul quale impostare il proprio reparto offensivo nei prossimi anni. La Salernitana ci prova, perché sì, un attaccante da 15 gol lo vorrebbe prendere. Il problema è che tra Atalanta e Salernitana in questo momento, se sei un calciatore, purtroppo per la Salernitana non ci sono tanti dubbi, anche perché è vero, l'Atalanta quest'anno non fa l'Europa, però è un progetto di un altro respiro, è un progetto che ti dà un altro tipo di possibilità. La tua, Pietro, e poi andiamo avanti con la scaletta, anche perché poi abbiamo una pagina molto importante prima da sfiorare con il Benevento e poi da andare in Serie C. Eh sì, però, perché dicevi bene, Pinamonti è un attaccante che guadagna tanto anche per le squadre in cui ha militato ultimamente, perché ha un contratto ovviamente con l'Inter che insomma regalò per certi versi, almeno in fase iniziale, 3 milioni e mezzo di ingaggio circa ad Andrea Pinamonti, che resta comunque un attaccante anche in orbita nazionale, perché continua a piacere molto a Roberto Mancini anche in ottica futura. È un ragazzo assolutamente giovane e di prospettiva. Con l'Empoli ha fatto molto bene, la Salernitana ci sta provando, però come dicevi tu l'Atalanta ha ovviamente altre ambizioni, però questo non è detto, non esclude che ci possano essere dei risvolti in favore dei Granata. E soprattutto c'è una Salernitana che si sta muovendo un po' su tutti i fronti. Prima parlavamo di Pirola, parlavi anche di diritto di recompra e delle dinamiche del mercato. Sono dinamiche anche figlie, consentimi di dirlo, delle figlie dell'eliminazione delle comproprietà qui dell'epoca, che si sono nuove formule che si creano e che vengono fuori in questi anni a cui ormai ci siamo abituati. Tra l'altro per Pirola la Salernitana è riuscita anche ad eliminare il diritto di recompra in favore dei nerazzurri, quindi è un investimento a tutti gli effetti del club Granata. Vero. Che proverà a far crescere il ragazzo alla corte di Davide Nicola sin dalla prossima stagione, e come dicevi tu è un talento molto molto interessante da sempre nell'orbita dell'Under 21 italiano, e soprattutto anche ci sono gli occhi di Roberto Mancini su di lui. E detto questo, Pinamonti ovviamente sarebbe la ciliegina sulla torta ancor di più dopo la partenza di Milan Juric. Allora noi intanto andiamo dritti fino alle 14, voltiamo ancora pagina, andiamo stavolta invece in casa Benevento, perché nella mattinata, anzi nelle ultime ore, si è consumato un piccolo giallo, perché oggi è prevista la partenza per Cascio da parte degli uomini di Caserta. Ci sono i convocati per il ritiro, tra questi convocati non figura il nome di Gianluca Lapadula. Ma come mai? È un caso? È vero, il calciatore è ormai un piccolo caso, perdonatemi il gioco di parole, all'interno della rosa di Foggia e Caserta, ma non parte perché era di rientro da un lunghissimo viaggio con il Perù, e poi è risultato positivo al rientro, quindi al momento è positivo con il Covid, non partirà inizialmente per queste tre settimane che il Benevento vivrà in Umbria nel ritiro di Cascia. Potrebbe aggregarsi mercato volendo nelle prossime giornate, non appena insomma tornerà arruolabile, negativo e al 100% per le convocazioni. Ci sono ovviamente i nuovi acquisti, c'è Karic, c'è Kotsiupias, ci sono anche tanti ragazzi che potrebbero tagliarsi un piccolo spazio, tante piccole novità per, ripeto, il Benevento. E poi andiamo in Serie C, nel girone C, dove ci aspetta un collegamento molto importante con Pietro, un presidente del suddetto girone, su un po' gli orari, perché il Benevento dovrebbe partire intorno alle 4 di quest'oggi, primo raduno intorno allo stadio Vigorito, praticamente nell'ultima mezz'oretta, alle 13, quindi una quarantina di minuti fa. Si aggregano anche i ragazzi della primavera, quelli che Caserta andrà a valutare nel corso di queste prime settimane, già solo per in qualche modo completare il classico gioco delle coppie, eccetera eccetera. E poi partenza alle 4 da Viale Mellusi per andare poi a Santa Rita, dove il Benevento dovrebbe approdare intorno alle 19:30, intorno alle 20, per poi svolgere lì le tre settimane di ritiro
a Cascia. Prima Pietro, mi segnalavi che prima andiamo a Foggia e poi, giusto? Sì, perché ovviamente nell'orbita del girone C di Serie C, entro gamba tesa Ale, perché c'è una squadra che è il Foggia, ma ovviamente possiamo parlare di questo e tanto altro con il collega Massimo Marsico, che credo sia già in collegamento con noi, perché nel girone C c'è una squadra che è il Foggia di Roberto Boscaglia, che appunto non ha preso un allenatore qualunque, ma soprattutto è una squadra ancora tutta da scoprire ed è una delle poche che andrà su, molto su in ritiro, andrà in Friuli, vero Massimo? Ciao, ben trovato. Sì, buon pomeriggio e un saluto a tutti i radioascoltatori. È una squadra che andrà molto molto lontano dalla Puglia, da Foggia, andrà quasi in, come dire, al confine, vicino a Tardicchio, sono sì. Due i comuni, uno diciamo così dove c'è l'albergo e l'altro dove c'è il centro sportivo, che conosceva Boscaglia. Hai detto bene, Boscaglia è uno dei nomi più altisonanti per quanto riguarda le panchine del girone meridionale della Serie C, evidentemente canonico vuol far dimenticare molto tra virgolette Zeman, che ha rifiutato sostanzialmente di proseguire insomma il lavoro iniziato nello scorso anno, così come il direttore sportivo Peppino Pavone. Sono figure assai note nel mondo del calcio, in particolare Avellino, avendo Zeman allenato anche la squadra biancoverde. Ovviamente la piazza si è un po' divisa su questo addio dell'allenatore Boemo, ed è stato rimpiazzato dal presidente canonico, appunto, da Roberto Boscaglia, inattivo nello scorso campionato perché sotto contratto ancora con l'Avellino, in quanto sollevato dall'incarico due stagioni fa. Di Boscaglia insomma si sa molto, nel senso è suo il miracolo, se vogliamo, Trapani dalla Serie D alla Serie B, ha fatto bene anche con la Virtus Entella, insomma due promozioni in Serie B al suo attivo, e il sogno di Canonico sarebbe quello di poter puntare in alto, ma bisognerà fare i conti con il Catanzaro e l'Avellino in primis e poi con tutte le altre squadre ambiziose, senza dimenticare che però quest'anno mancheranno tre piazze fondamentali, no, per la Serie C, come Bari, Palermo e Catania. Sì. Bari e Palermo sono salite in Serie B, il Catania purtroppo per i siciliani invece sono, come dire, scomparsi dalla geografia che conta del panorama calcistico. E quindi se noi andiamo a guardare, se vogliamo, anche le squadre, voi lo sapete benissimo da Avellino, perché l'Avellino nelle ultime stagioni in Catanzaro ha cercato sempre il salto di categoria. Bene, insomma, se guardiamo un po' le squadre promosse negli ultimi tempi del girone C, guardiamo Bari, Palermo, Ternana, Regina, Juve Stabia, Trapani, Lecce, Cosenza, per arrivare indietro a Foggia e Benevento, fermandoci agli ultimi 5, 6, 7 anni. Sì. Bene, tutte piazze evidentemente molto ma molto importanti. Le sorprese in genere ci sono state, come lo è stato il Monopoli l'anno scorso, se vogliamo la stessa Virtus Francavilla, ma sono rimaste sorprese nel campionato. Poi quando si è andato ai playoff in genere sono state sempre le piazze importanti quelle che hanno centrato la promozione. E se guardiamo alle città con più abitanti, Foggia al terzo posto dietro Messina e Taranto in questo ipotetico girone di Serie C, che non sappiamo ancora se comprenderà o meno per esempio il Pescara, mentre per quanto riguarda le partecipazioni in Serie A, quindi una certa nobiltà, una certa gloria del passato, Foggia e Avellino sono le due società e due club che possono vantare le maggiori partecipazioni in Serie A, proprio 11 il Foggia e 10 l'Avellino. E se andiamo a guardare anche alla media spettatori, una delle caratteristiche importanti, guardiamo che Foggia, Taranto e Avellino sono state le società con il maggior numero di spettatori, stando al sito specializzato Transfermarkt, nell'ultima stagione. Foggia 3,8 mila spettatori, Avellino 2,8. Quindi Catanzaro, Avellino e sperano da queste parti il Foggia, vogliono ambire a qualcosa di importante. Mi permetto di dire, è una mia opinione, che il Catanzaro forse parte avvantaggiato, perché una delle poche società che ha una continuità nel progetto tecnico, avendo confermato l'allenatore Vivarini, avendo già una rosa all'altezza della situazione. Da rischia di prendere Ronaldo, tra l'altro, anche esatto, così un passante. Esatto, esatto, esatto. Da queste parti si ricomincia da zero, sotto ogni profilo. Si ricomincia da zero, ma con uno sfondo, per certi versi, anche un po' preoccupante, perché come forse saprete c'è una sorta di diatriba anche legale, finita in tribunale, tra lo stesso Canonico e la Pintus. Non si sa ancora
come è andata a finire l'ultima udienza, ad esempio quella del 9 giugno per quanto riguarda l'ex articolo 700, per chi conosce le vicende del Foggia, altrimenti saremmo troppo lunghi su questo tema. Beh, in ogni caso, cioè, certo, sullo sfondo c'è questa diatriba tra la Pintus e Canonico. Ricorderete forse che la Pintus rilevò le quote da Fellega, che era l'ex presidente del Foggia nella passata stagione. Canonico ha ricevuto addirittura un'offerta per l'acquisizione del Calcio Foggia 1920 da un gruppo abbastanza forte locale della provincia di Foggia, la Fortore Energia, con a capo Antonio Salandra. L'ha rispedita al mittente questa offerta, certo, non ritenendola congrua. Ovviamente la piazza, beh, adesso si aspetta che Canonico metta su una squadra all'altezza della situazione, ma dovrà operare tanto, tantissimo sul mercato, perché sotto contratto vi sono 13-14 giocatori. Mm. Il primo, il nuovo, è arrivato, è il portiere Tommaso Nobile, lo voleva già l'anno scorso, per la verità Canonico si arrivò quasi alla firma, poi però Nobile firmò con la Virtus Francavilla. Si dice un gran bene di lui, pareva fosse sfumato questo accordo per l'intromissione di un'altra società, il Rimini, poi però alla fine l'ha spuntata lo stesso Canonico, ma è soltanto il primo di almeno... Ne succederanno, caro Massimo. Sì, ne succederanno. Perché ce ne sono pochi. Del resto, la situazione è completamente inversa a quella dell'Avellino, caro Massimo. Massimo, come sai, i tempi della radio purtroppo sono molto ristretti, sono davvero infami. Allora io ti chiedo, ti ringrazio innanzitutto per essere stato con noi, ti chiedo giusto un pronostico: quanto arriva l'Avellino e quanto arriva il Foggia l'anno prossimo, così secco. Flash. Io penso che Avellino e Foggia possano essere protagonisti, senza dimenticare naturalmente il Catanzaro, e sono sicuro che Avellino e Foggia, anche per il blasone, per l'importanza delle tifoserie, per la piazza, saranno protagonisti nel prossimo campionato. Massimo, grazie davvero per essere stato con noi. Alla prossima. Grazie a Massimo Marsico di Mitico Ciano. Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione, un saluto a tutti. Ciao, grazie ciao, mille. Massimo, grazie mille. Tra un po' poi da un ospite molto importante, un presidente del... Dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Sì, che dovremmo raggiungere, sì, a tutti i costi. Io intanto spezzo soltanto un attimo, perché do un'ultima ora che riguarda il futuro di Alderweireld, ex giocatore del Tottenham, Atletico Madrid, va all'Anversa, è ufficiale. Perché interessa anche al Napoli? Perché l'Anversa è una di quelle squadre che sta facendo sul serio per Dries Mertens, è una di quelle squadre che potrebbe essere un'alternativa credibile per Dries Mertens. Non parlo di progetto tecnico, è chiaro, il campionato belga, quello che volete voi, ma dal punto di vista economico, perché è una squadra che sta prendendo, anche riaccogliendo ex calciatori molto importanti della nazionale belga, che magari si sono svincolati, proprio come Alderweireld, che hanno voglia di ripartire. Quindi attenzione, perché questa ufficialità potrebbe essere anche un segnale verso altre. Poi ne parleremo anche a partire dalle 14, anche perché penso tra pochissimo ci saremo. Ci siamo, caro Alessandro, perfetto. Ci siamo, perché siamo con il presidente Alfonso Mazzamauro, presidente del Giuliano Calcio, che ringrazio sentitamente per averci regalato 5 minuti del suo tempo. Grazie presidente, ben trovato. Grazie mille. Grazie a voi, e chiedo scusa, ma non c'è problema. Riunione con gli Stati Uniti, ci scusiamo noi, presidente, ci dedica questi 5 minuti per capire innanzitutto cosa sta facendo il Giuliano dopo aver sistemato le carte per lo stadio, le carte relative all'iscrizione, aver presentato mister di Napoli, il direttore Amodio. Le chiedo come procede da presidente di una squadra professionistica adesso, cosa è cambiato in queste settimane per lei? Ma guardi, mi scusi la presunzione, professionisti, lo eravamo anche prima. Certo. Torneo ci hanno dato questa denominazione, ci fa molto piacere, però insomma già eravamo strutturati a livello societario, sì, per affrontare questa categoria. Ci fa molto piacere, perché in effetti era la nostra ambizione arrivare in questa categoria, e quindi ci stiamo arrivando e andiamo con i cosiddetti piedi di piombo, perché ovviamente, non conoscendola, dobbiamo un attimo prima conoscere, e poi dopo diremo anche noi la nostra, insomma, se è possibile.
Presidente, immagino che le ambizioni siano comunque da parametrare con quello che è il salto, la promozione in Serie C, però la piazza di Giugliano è una delle piazze più importanti della Campania, soprattutto per numeri e abitanti che raccoglie sotto la propria egida. Immagino che questa sia una responsabilità che sentite anche in sede di programmazione, quelle di dover dare colore, di dover dare anche soddisfazione sportiva ad una delle province più importanti della Campania. Certo, è la terza provincia della Campania, quindi dopo Napoli e Salerno viene Giugliano, e proprio per questo bisogna misurare bene le parole, non bisogna illudere nessuno. Noi siamo neofiti di questa categoria, quindi conosciamo la prima, cerchiamo di salvarci con almeno, come ho detto in conferenza stampa, almeno 2-3 domeniche prima, in modo che non ci possiamo prendere dalla cardiopatia. E dopodiché, sì, dopodiché sembra giusto. L'anno prossimo potremo iniziare la nostra programmazione. Presidente, le prime partite però saranno qui al Partenio Lombardi di Avellino, allora le chiedo se ci sono novità per quanto riguarda il vostro De Cristofaro, come procedono i lavori e soprattutto se si è dato un limite di partite da giocare anche qui ad Avellino. Guardi, io ripeto quello che mi è stato detto dall'amministrazione di Giugliano, che si è impegnata anche con il sindaco Festa, che ringrazio pubblicamente perché è una persona squisita. E niente, in effetti noi contiamo di giocare dalle 3 alle 4 partite lì al Partenio, dopodiché ritorneremo nella nostra casa a Giugliano, perché dovrebbero iniziare i lavori a breve. Tanto è vero che ho detto al sindaco che sono anche disponibile ad andare ad allenarmi altrove e lasciando il campo libero per effettuare ogni sorta di lavori. Presidente, ci arriva un messaggio al 380-127-2000, Luigi da Napoli, che ci racconta essere anche abitante lì a Giugliano, e un lungo messaggio, glielo riassumo. Questa Serie B è possibile o non è possibile? Perché ci spiega, già il Napoli gli sta dando poche soddisfazioni, almeno il Giugliano, la sua seconda squadra, riuscirà a dargliela qualcuno nei prossimi anni? Spero che il signor Luigi sia una persona di teatro. Perché credo che al momento io posso solamente dire che ci impegneremo affinché i ragazzi possano sudare la maglia e fare bella figura. Poi tutto quello che potrà avvenire dopo, l'ho detto poc'anzi, iniziamo l'anno prossimo una programmazione e certamente lotteremo per fare bella figura anche in futuro. Presidente, però promettere sì. Qualcosa adesso mi sembrerebbe fuori da ogni schema. Presidente, un'ultimissima flash, 30 secondi e la salutiamo. Un po' di emozione c'è anche nell'affrontare 4 derby, visto che sono 5 le squadre campane, tra cui appunto anche l'Avellino, qui allo stadio Partenio Lombardi. Guardi, io le dico una cosa, le faccio una confidenza che però ora stanno ascoltando in tanti, non lo diventa... Sì, diventa tra male. Di noi, siamo tra di noi. Ecco, io diciamo da parte di genitori ho origini della provincia di Avellino, e quindi in effetti ho un po' il mio cuore lì ad Avellino, quindi diciamo che ho la famiglia di papà che proviene da Tripalda, e di mamma invece di Lauro, quindi okay. In effetti c'ho un po' di sangue irpino. Quindi per me venire lì ad Avellino è non dico giocare in casa, ma quasi. Quindi per la non è una partita poi, come le altre, Presidente? No, assolutamente no, le posso assicurare. Poi per quanto concerne invece le altre campane, sì, sarà un'emozione, perché in effetti avremo squadre attrezzate, quindi ci divertiremo, dai, quest'anno come andrà comunque ci divertiremo, e ci divertiremo sicuramente nel girone C di Serie C, anche grazie al neopromosso Giugliano. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato qui ai microfoni di Radio.Novo e alla prossima. Grazie a tutti voi, grazie, buon lavoro al presidente Alfonso Mazzamauro. È un piacere davvero chiacchierare e anche scoprire determinati retroscena, anche perché ovviamente sono retroscena familiari. No, ma poi Pietro, in estate ve lo sapete meglio di noi, tutti i dirigenti sono molto disponibili, simpatici, sempre pronti a darti una mano. Poi quando il pallone inizia a scottare, esatto. Io spero che il presidente resti così affabile e simpatico anche nel corso della stagione, perché poi ci abbiamo avuto a che fare anche già nelle scorse sì. Settimane, e non dovrebbe essere il contrario, però
L'ha detto proprio con... ci ha dedicato del suo tempo, esatto, nel mezzo di una riunione con Stati Uniti, ho sentito bene. Sì, siamo di fronte comunque a un grandissimo imprenditore della Campania e non solo, quindi ovviamente però è sempre anche un piacere. Grande appassionato, perché sì, poi la battuta sulle domeniche cardiopatiche, quelle, esatto, finali, restituiscono anche la grande passione che c'è per questo gioco. Pietro, grande passione anche nel pomeriggio dei supereroi, immagino tanti temi con te e Dino, insomma, se ci puoi dare qualche piccola anticipazione. Eh sì, grandissima passione, perché ovviamente siamo in una settimana molto particolare. Da oggi mancano giusto 7 giorni, una settimana all'inizio del ritiro di Mercogliano dell'Avellino, e soprattutto ci sono delle novità di mercato molto importanti in entrata e in uscita, perché Porto Girevoli in casa West Avellino, dove in uscita si è mosso poco ufficialmente fino a questo momento, sì, sarà aggiornata anche giornate di visite mediche per i nuovi acquisti, anche per coloro che torneranno dalle vacanze, i confermati, ma anche visite mediche per chi non rimarrà ad Avellino, quindi saranno tantissimi i temi da sviluppare, sono tanti anche i temi relativi al punto di vista tattico per l'Avellino, perché prende forma questo 3-4-3, e soprattutto abbiamo un retroscena di mercato da svelare, che non svelo a te sicuramente, e quindi dobbiamo andare avanti dalle 14 alle 15, come sempre, al pomeriggio dei supereroi. Allora vi aspettiamo e ti saluto. Nel frattempo, buon proseguimento. Ciao. Buon proseguimento a te, a Dino, a tutta la redazione di Radio Punto Nuovo. Per quanto ci riguarda, invece, lo speciale Napoli che comincerà tra un 300 secondi al massimo, perché si va poi dritti con Giovanni Annunziata, che torna a trovarci da Di Maro, con lui ci sarà anche un ospite molto gradito lì dalla piazzetta del ritiro del Napoli, e poi ancora tutte le ultime, parleremo anche di una new entry all'interno dello staff di Luciano Spalletti, ma non solo, il mercato, e poi ancora vi faremo riascoltare le parole dello stesso Spalletti e anche del vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, che qualche novità ce l'ha data, tra poco. Parte quando sono le 14:03 lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, sempre con Alessandro Montano, tra pochissimo anche con il nostro Giovanni Annunziata, che è lì a Di Maro dalla piazza principale e con un graditissimo ospite. Ciao Giovanni, rieccoci Ale, rieccoci, sono con, hai detto bene, un grandissimo ospite, con il grande Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli. Ciao Antonio, grazie mille. Nella presentazione. Ciao Alessandro, grazie a voi per l'invito. Antonio, immagino, ne parlavamo anche prima, no, con Giovanni, che ci ha fatto un po' il punto sulla giornata di Marese, ma anche su quello che è stato il weekend vissuto da Spalletti e i suoi ragazzi, che si sta respirando anche un'aria diversa, perché è vero, a Di Maro ci sono tanti tifosi che magari nel quotidiano Napoli e il Napoli non lo vivono, perché sono magari persone che raggiungono il ritiro dal Nord Italia, ma anche dal resto dell'Europa, e magari quello che ci voleva in questo momento, perché si era chiuso anche con una piccola contestazione, anche piuttosto strana, invece ripartire dall'entusiasmo, dal calore di chi invece il Napoli lo desidera tutto l'anno, può essere quasi un toccasana, secondo te, per Spalletti e ragazzi? Sì, sì, secondo me sì, ed è un concetto che mi piace davvero tanto, Eleni, per carità, però il modo, secondo me, di vivere calcio corretto è quello proprio che si respira a Di Maro, perché ci sono veramente tantissime famiglie, si partecipa al Napoli al di là del risultato, della stagione, perché ormai ne abbiamo viste veramente tantissime di preparazioni, e al di là di quello della stagione è lo stesso, la voglia di fare foto, quindi lo spirito è sempre quello giusto, e ripulisce un po' le scorie, le tossine da quello che viviamo invece poi negli ultimi mesi di stagioni sempre un po' sofferte, soprattutto nei finali, negli ultimi anni, però è quello che ci voleva, come sottolineavi tu nella domanda. Poi ci ha parlato, diciamo che ha contribuito anche la conferenza stampa di Giuntoli, che ha un po' ribaltato anche la narrativa giornalistica delle ultime settimane, non dico entusiasmo, però un po' più di serenità anche nel due giocatori simbolo come Koulibaly e Mertens, che ovviamente era parecchia ansia nei tifosi, almeno ora sanno che la società ha fatto tutto quasi per poterli tenere, la palla ora è, diciamo, stata lanciata a loro, e vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Anto, io voglio ripartire dall'entusiasmo, dalla parola entusiasmo,
cosa che ho visto negli occhi soprattutto di un giocatore in particolare, parlo di Lozano, abbiamo visto molto sorridente in questi giorni, ma quanto influenza l'addio di Insigne e la possibilità di spostarsi via a sinistra, di giocare ancora di più? Tantissimo. Lui sappiamo può giocare anche a sinistra, anzi quando arrivò fu presentato proprio come un esterno sinistro, tant'è che doveva prendere il posto a sinistra di Lorenzo Insigne. All'epoca avevano anche lo stesso gruppo, la stessa agenzia, no? che li assistevano. E quindi diciamo che questo scambio era quasi fatto, l'addio di Lorenzo, quella gestione Ancelotti un po' controversa, e la, diciamo, per far spazio a Lozano. Quelle cose non sono andate così, Messicano si è ritagliato uno spazio a destra, si è trovato bene al punto che probabilmente verrà confermato in zona lì, però tipo che quella casella di sinistra può più spazio, più visibilità, può dare a tanti giocatori, e Lozano è uno di quelli che si gioca in questa storia. Le marche tornare ai suoi livelli senza semmai se sentita, perché è stata una mancanza di gol, e credo che Lozano poi può piacere o meno, poi anche i gusti calcistici personali, perché dei tifosi sentiamo lì, è giusto così, però quello che ha tanti gol nei piedi proprio come attacco alla porta, e gli esterni lo sapete meglio di me, sì, no, un po' a mancare, pochissimi gol, e Lozano sarebbe veramente servito qua. Lì sulla sinistra oggi è stata anche una giornata molto particolare, perché ce lo raccontava Giovanni in apertura, c'è stata una sorta di lezione individuale tra virgolette di Spalletti con poi Varaschelia, anche con Zerbin, che tra le altre cose Spalletti ci ha tenuto a sottolinearlo anche in conferenza stampa, poi dopo vi facciamo anche ascoltare la viva voce del tecnico azzurro. Sulla sinistra ad oggi sono loro la coppia di esterni, Kvara e Zerbin, che possono essere secondo te il numero uno e il numero due per la prossima stagione, o stiamo andando troppo in avanti? Il Napoli qualcosina lì sull'esterno magari lo farà per te? Credo possiamo sbilanciarci sul numero uno, che è Kvara, come tu giustamente abbreviavi, parliandoci pure sì, per non chiamarlo zizia la De Laurentiis. Sì, del resto lui ieri in video proprio consigliato di però ragazzi abbiamo qualche piccolo problema nell'ascoltarvi, soprattutto in questo ultimo botta e risposta, non so se adesso riuscite a sentire. Senti ora? adesso sì, se possiamo allora ripartire dalla domanda su Varaschelia, avevo sentito proprio l'accenno di risposta di Antonio. Sì, no, dicevo possiamo sbilanciarci su lui il numero uno, poi non so se vediamo che poi c'è Elmas che non ha collocazione diciamo precisa, però poi Spalletti che vuole questo possibilità come forse qualche problema in più, però quindi il numero due è un po' ovunque Elmas, giocate quasi tutte, arriva a sommare tantissime, e quindi può essere il mercato può sovvertire rapidamente quello che stiamo dicendo oggi, già da qualche giorno, chissà, perché c'è sempre poi quel nome di Deulofeu, è un altro giocatore, insomma, quelle quattro posizioni, certo, meglio tre dietro Osimhen, poi vedremo anche chiarissimo, chiaro l'ultima parte di ragionamento. Intanto è andato un altro via il segnale per un ultimo istante, però tanto noi avevamo anche concluso le domande per il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito, magari adesso dovrebbero sentirci entrambi, giusto il tempo sì, Antonio, sì, ti sentiamo. Per salutarti, ringraziarti soprattutto di aver accettato il nostro invito qui a Radio Punto Nuovo, tanto torneremo a sentirci anche nel corso di queste settimane, un abbraccio. Ringrazio voi, un saluto a tutti, buon lavoro. Grazie mille al direttore Antonio Gaito. Allora, il tempo che il nostro Giovanni si risistema, e noi intanto riascoltiamo le parole di Luciano Spalletti, perché è stata una conferenza stampa molto importante, quella che abbiamo ascoltato, vissuto nella giornata di sabato, c'era anche tanta curiosità, i temi toccati da Spalletti sono stati tanti,
tantissimi, impossibile restituirvi l'intero pensiero spallettiano venuto fuori dalla superconferenza che è durata oltre un'ora. Abbiamo provato a prendere le parti migliori, perché magari, ripeto, come per Giuntoli, qualcosa l'avete letta, qualcosa l'avete sentita, qualcosa vi è sfuggito mentre eravate al mare o in giro per la Campania. Allora queste le parole di Luciano Spalletti. Noi l'asticella ce l'alziamo da soli, non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo chieda. Noi facciamo allenamento fisico e allenamento mentale per andare sempre a acchiappare qualche cosa di più di quello che siamo abituati a fare nei giorni precedenti. Come ho detto prima, la classifica dello scorso anno non è che poi la portiamo dentro questo campionato e ripartiamo da quel livello lì, ma si riparte tutti da zero. Ci sono squadre che si stanno attrezzando molto bene, squadre molto forti. Finora parlavamo di 7 squadre, ora ce ne sono 8. Non è scontato entrare in Champions League, perché c'è posto per soltanto 4 squadre. Andranno fatte delle valutazioni poi in conseguenza a quello che succederà, a proposito di quello che parlava il direttore. E poi si farà anche dei ragionamenti, ma i nostri obiettivi rimangono ugualmente di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti e vuole andare a giocare delle belle partite come lo scorso campionato. Ma ripartiamo tutti da zero e dobbiamo ritrovare poi il passo e ricrearci quegli spazi che ci siamo creati l'anno scorso fin da quando abbiamo giocato la prima partita. Su Meret per me pesa un errore commesso uguale da tanti altri portieri in quel periodo. È un portiere giovane che è affidabilissimo e nel giro della nazionale da molto tempo. Io poi ve la faccio a voi la domanda, nel senso che chi l'ha detto che non è buono con i piedi? Per cui Meret sta facendo degli allenamenti fatti bene per migliorare tutte quelle cose dove è un po' carente e migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. È chiaro che per noi poi per giocare in Champions League, per giocare tutte queste competizioni, un campionato difficile ed equilibrato come il nostro, si ha bisogno di 2 portieri di livello. Ormai non c'è più nessuno che ti garantisce il posto. Qual è la squadra di livello che a uno gli garantisce il posto sicuro per tutto il campionato? Non esiste più, per cui uno deve far vedere quello che è il suo valore e deve andare a confrontarsi con un compagno di squadra che in quel caso lì è quello che qualche volta vuol giocare al suo fianco o al suo posto, però dipende sempre da quello che tu proponi, da quello che fai. La Champions è come l'onda perfetta per il surfista, cioè è quell'occasione più importante per misurarsi con quelli più forti e soprattutto con se stesso. Per cui quando arrivi a questi livelli gli stress ci sono, quando arrivi a questi livelli gli avversari sono il top e devi andare lì e far vedere quello che è la tua condizione mentale, quello che è la tua condizione tecnica. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato molto per questo, abbiamo lavorato molto per andare a risentire quella melodia lì, soprattutto visto che poi ci sono dei video che parlano di come hanno sentito l'urlo da Posillipo e dalle zone limitrofe a Napoli quando hanno giocato questo. Ecco, io da un punto di vista mio naturalmente, soltanto all'idea di pensare di giocarla, e siccome l'ho giocata diverse volte, questo, il pensiero mi fa alzare con il sorriso tutte le mattine, soltanto il pensiero. Noi gli abbiamo già preparato la fascia da capitano extra large, perché ha dei bracci così, per cui la stessa di Insigne non gli va bene, l'abbiamo già confezionata. E io ogni tanto parlo con i miei calciatori, per cui può essere successo. A sinistra è arrivato anche Zerbin, perché Zerbin ha quasi giocato tutto il campionato a sinistra l'anno scorso, per cui ci sa delle soluzioni importanti. Sia Oliveira che Kvaratskhelia sanno tutte e due mettere palle importanti, perché Kvara è uno che
che nei suoi numeri porta con sé anche tanti assist. Zerbin uguale, può giocare a destra, a sinistra. Politano l'anno scorso e Lozano hanno messo tanti palloni, dove poi Osimhen ha fatto anche gol di testa. Mario Rui pure, se ci si ricorda, faccio per dire anche la partita di Cagliari, o Politano nella partita di Venezia. Per cui da questo punto di vista lui può stare tranquillo che una delle sue qualità più importanti verrà sicuramente stimolata costantemente. Questa la lunga chiacchierata che Luciano Spalletti ha intrattenuto con i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione in ritiro sabato scorso. Tanti temi, anche la fascia extra large, quella già pronta per Kalidou Koulibaly, un inciso che Giovanni, tu che eri presente, il tecnico ha rincarato la dose dopo che Giunto glielo aveva definito incedibile, perché gli avevano chiesto della Juventus, direttore, Koulibaly, lo spauracchio bianconero, ma per noi incedibile, per noi non si muove, a far capire che Koulibaly se va via va in scadenza, oppure torniamo sempre ai soliti discorsi. Ok la chiarezza, ok l'essere onesti e trasparenti per quello che si può essere onesti e trasparenti in sede di calciomercato, però di base ci aveva ragione il buon vecchio Benitez, il calcio è bugia. Certo, il calcio è bugia, anche il calciomercato è bugia. Lo raccontavo prima per quanto riguarda la questione di Bala, però restando sul tema Koulibaly, è chiaro che il Napoli voglia cercare di trattenerlo, altrimenti non sarebbe stata fatta quell'offerta di 6 milioni. È stato parlato di un investimento importante, perché di questo si tratta. Il Napoli sta investendo tutto su Kalidou Koulibaly, un contratto da 6 milioni per 5 anni. Con un futuro da dirigente, stiamo parlando di un giocatore veramente tanto tanto importante, però dall'altro lato al momento non sembra esserci tutta questa voglia di continuare, ma forse di rilanciarsi con un top club che potrebbe essere il Chelsea presumibilmente. È una cosa che vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, però nel frattempo il Napoli si tiene Koulibaly. Potrebbe esserci questa ipotesi di una permanenza del giocatore che sì. Resta un anno a Napoli, poi dopodiché ci si saluta, ci si stringe la mano e ci si ringrazia per quanto fatto da un lato, dall'altro, per averlo fatto crescere come calciatore e come uomo, e per il contributo che ha saputo dare lui al Napoli nel corso degli anni. È un'opzione da tenere in considerazione, soprattutto nel calcio di oggi che procede in questa direzione, perché tutti i giocatori, lo diciamo spesso, ormai sono in prestito per tot anni alle società. Vedremo quale sarà il futuro di Koulibaly. Ad oggi non sappiamo. L'unica cosa che possiamo dire è che il rinnovo non c'è stato. Il Napoli gli ha proposto questo ricco rinnovo, perché così è stato definito e così è quello che è stato offerto da parte del Napoli, ma vedremo quello che succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Due messaggi prima di fermarci per il prossimo Stop and Go. Ci scrive prima Giorgio, poi Enzo da Roma. Giorgio ci scrive un lungo messaggio, non so se leggerete, certo che ti leggiamo, ma le contestazioni di questi giorni non le trovo giuste. Cita alcune pagine note su Facebook, sono state totalmente smontate dalla conferenza di Giuntoli e Spalletti, che hanno messo il piede ancora di più sull'acceleratore dell'odio e della destabilizzazione. Non sono tifosi ma solo avvelenatori di pozzi, criticano una gestione da padre padrone di ADL, e poi se qualcuno ha qualcosa da ridire, anche solo goliardicamente, li bloccano dalle loro pagine, esercitando una censura che ha del didattoriale. Ad ognuno il presidente che si merita, auguro a loro ADL a vita. E poi ancora un altro messaggio un po' polemico da parte di Enzo da Roma, ma vi state rendendo conto che ci stanno perculando con una conferenza sceneggiata? Qui si stanno trovando paraventi a partenze già decise da tempo, ad un mercato minimo e dichiarando un quarto posto quasi impossibile. Bah, contenti tutti. Questo è il messaggio di Enzo, che comunque restituisce, Giovanni, ancora una volta un umore che in questo momento a Napoli, non a Di Maro, non è ancora nello stesso mood, nella stessa sincronia anche che si respira lì in Trentino. Detto questo, 60 secondi, poco più, e ripartiamo da un graditissimo ospite.
che riparte dando il buongiorno e ben ritrovato ai microfoni di Radio.Nuovo a mister Ciccio Baiano. Mister, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Siamo anche con il nostro Giovanni Annunziata, che è lì direttamente dal centro di Di Maro. Mister, una prima considerazione su quelli che sono i primi giorni di precampionato. Abbiamo sentito anche un Luciano Spalletti molto carico, che ha cercato di tenere la barra dritta anche in vista della prossima stagione. Ma è importante farlo, così importante farlo, soprattutto in una piazza come Napoli, che lei ha conosciuto ed è un po' tendente al non essere equilibrata, possiamo dirlo? Ma sicuramente sì, ma non solo Napoli, qualsiasi piazza in Italia. È così, no? In base ai risultati, se le cose vanno bene l'entusiasmo è a mille, se le cose non vanno bene ovviamente sprofonda sottoterra. Non c'è equilibrio, ma anche il bello dei tifosi, no? Esaltarsi nei momenti belli e un po' meno deprimersi quando le cose non vanno bene. Giovanni, per mister, dopo eccoci. Mister, dopo le ultime parole del direttore sportivo Giuntoli, che ha detto ufficialmente che Napoli ha presentato questa offerta di rinnovo per Mertens da 2,5 milioni, quindi non stiamo parlando del nulla. Adesso chi è che ha le principali colpe? Il Napoli, che avrà offerto troppo poco rispetto a quanto chiede Mertens, oppure è lo stesso giocatore che dovrebbe fare invece un passo verso il Napoli? La colpa, quando vai a fare una trattativa, non ce l'ha nessuno, c'è un'offerta, no? E c'è una richiesta. Ovviamente se i matrimoni vanno in porto quando le distanze sono minime, ma quando le distanze sono grandi o ampie è normale che non c'è un punto di incontro. In questo momento io non so di preciso quanto abbia chiesto Mertens, ma se da quello che leggo 4 milioni Mertens, la società offre 2,5, vuol dire che siamo veramente non lontani, ma lontanissimi. Ma in tutti i casi non c'è una colpa. Mister, lontanissimi, sembra che il Napoli sia anche su Koulibaly. Si è fatto gran parlare della conferenza stampa, anche qui Giuntoli è uscito allo scoperto, ha parlato di cifre anche molto importanti. Come si convince, cioè come se lo immagina, lei che ha vissuto anche certi spogliatoi, certi momenti, il colloquio tra Koulibaly, tra De Laurentiis, la dirigenza del Napoli, quello che può essere anche la voce di Luciano Spalletti in merito, sarà un po' il momento della verità, quello dei prossimi giorni, quando a Di Maro si incroceranno sia De Laurentiis che Koulibaly col suo entourage? Ma sicuramente sì, quando ci sarà il confronto faccia a faccia, lì si capirà quante sono le chance della permanenza di Koulibaly. Anche lì Napoli può offrire, ovviamente ha offerto a detta di Giuntoli il direttore, 6 milioni l'anno, poi bisogna capire Koulibaly le offerte che ha avuto e che ha sul piatto. Poi è normale che c'è la volontà anche di Koulibaly di non cambiare, perché si trova benissimo a Napoli, sa l'affetto dei tifosi, sa l'importanza nello spogliatoio, ma anche lì dico bisogna capire le altre squadre che sono interessate a Koulibaly cosa hanno messo sul piatto della bilancia e lì poi ovviamente prenderà la decisione Koulibaly, perché in questo caso a un anno dalla scadenza non è più la società che detta legge, ma il giocatore. Mister, dopo l'addio di Insigne, di Mertens, di Ospina, Koulibaly in forse, Osimhen potrebbe anche andare via con un'offerta importante, non c'è un po' il rischio che questo Napoli sia fortemente ridimensionato e si trovi in netto svantaggio rispetto alle 7 squadre di cui parla Spalletti? Ma c'è anche Ruiz che deve rinnovare. Certo, anche lui è in scadenza. Anche lui il prossimo anno a scadenza, è normale che bisogna trovare il modo di
far firmare i rinnovi a questi giocatori, perché sono giocatori molto importanti, ma l'hanno dimostrato sul campo, no? Però ovviamente ci sarà tempo per gli altri. Quello che preme sinceramente, da quello che si è capito alla società, il primo obiettivo è quello della riconferma di Koulibaly, che è un giocatore imprescindibile, anche perché i difensori di quella portata non è che li trovi tutti i giorni sul mercato. Penso che non li trovi tutti i giorni, ma non li trovi proprio, anche perché le corazzate europee fanno fatica a trovare difensori centrali, spendendo anche fior di soldi, di milioni di euro, e perciò diventa veramente difficilissimo colmare il buco che lascerebbe Koulibaly. È normale che il buco lo lasciano anche gli altri, perché stiamo parlando di giocatori di prima faccia, molto importanti, di prima faccia. Faccio l'esempio di Osimhen: dovesse andare via Osimhen, non è semplice trovare un centravanti così importante sul mercato, e non spendendo meno di 50, 60, 70 certo. milioni di euro dello stesso valore. Perciò ovviamente, però lì bisogna capire cosa vuole fare la società, perché ovviamente si sta parlando di giocatori tipo Mertens, tipo Fabian, che sono da un bel po' di anni, e poi bisogna capire anche la volontà dei calciatori, perché se questi calciatori hanno intenzione di cambiare aria, è giusto mandarli via. Non bisogna tenere giocatori che vogliono rimanere, tipo Mertens, che ha fatto capire che vuole rimanere a Napoli. La richiesta che ha fatto è una richiesta importante, ma dall'altra parte c'è anche la richiesta di un giocatore molto importante. Mister, noi la ringraziamo come sempre, la salutiamo, grazie a voi, alla sua giornata, e grazie mister, alle prossime qui a Radio.Nuovo. Grazie mille a mister Ciccio Baiano. Tempo di un velocissimo stop and go, poi rientro per una considerazione anche con Giovanni Annunziato, che riparte dando anche un po' di coordinate, Giovanni, ai tanti tifosi che sono in ascolto, che magari si stanno dirigendo proprio in questi momenti ad Imaro, che pure ci ascoltano anche attraverso il nostro sito, il player, su www.radio.nuovo.it. Un po' qual è il programma del ritiro di oggi? Abbiamo raccontato la mattinata, pomeriggio che si svolgerà come, serata che si svolgerà come, e già se ci sono appuntamenti importanti da cerchiare in rosso sull'agenda nella mattinata di domani, Giovanni. Sì, abbiamo un po' di appuntamenti da registrare, da segnalare. Questa mattina c'è stato il terzo allenamento, il terzo giorno di allenamento del Napoli qui al centro sportivo di Carciato. Il Napoli di Spalletti si è dilungato un po' nella preparazione, perché oggi pomeriggio non si scenderà in campo, ci sarà un po' di riposo per la squadra che si ritroverà domani nuovamente sul terreno di gioco per la doppia seduta. Proprio domani ci sarà a Folgarida, presso il centro congressi, il mister e due giocatori che incontreranno i tifosi alle 21:15, appuntamento fissato. Dopodiché mercoledì ancora una volta doppia sessione, con la sera l'incontro, lo spettacolo soprattutto di Made in Sud qui in piazza Madonna della Pace. Dopodiché poi giovedì chiaramente si riposerà la mattina, perché il pomeriggio alle 18 ci sarà l'amichevole del Napoli contro la Naune Val di Non, la primissima amichevole degli azzurri, quando finalmente potremo vedere in campo Kvaratskhelia. Siamo tutti molto molto curiosi di vedere le prime movenze di questo nuovo acquisto. Olivera difficilmente lo vedremo in campo, perché stavamo raccontando di questo infortunio che riportava dalla certo. nazionale, però presto lo vedremo chiaramente in campo. Il Napoli sta cercando di recuperarlo. Dici ritiro del Napoli, dici anche tutto il ritiro su Canale 21, dici tutto il ritiro su Canale 21 e pensi ad Antonio Papa. Buongiorno Antonio, eccoci. Grande Antonio. Tutti, poi l'ultimo forse Antonio Papa. Però grazie ragazzi, ciao a tutti.
Antonio, buongiorno. Stiamo raccontando con Giovanni che lì a Di Maro ci sta svelando un po' anche di retroscena, gli umori, il classico ufficio facce che si vede dal campo di Carciato, però anche la tua che stai vivendo comunque a distanza ma tutti i giorni con l'equipe di Canale 21, il ritiro del Napoli, ritiro che quest'anno si torna un po' alla normalità, anche come affluenza, anche come entusiasmo, forse tornando indietro di 3 anni a quel 2019 che sembrava promettere altre ambizioni al Napoli nel secondo anno di Ancelotti. Non noti lo stesso entusiasmo? È cambiato qualcosa in questi 3 anni? Come si è evoluto secondo te il ritiro del Napoli, come anche attenzione, apprensione stessa dei tifosi? Guarda, sicuramente il fatto che finalmente si sono un po' allentate le maglie della pandemia e tutto il resto ha portato a vivere finalmente il ritiro in maniera più spensierata, più scanzonata, e già questa è una gran bella notizia, perché chiaramente questi anni, lo sappiamo tutti, sono stati duri anche e soprattutto per questo motivo. Però ovviamente quello che è successo quest'anno al Napoli e anche poi gli strascichi che ci sono stati, che purtroppo sono sempre peggiori, rendono questo entusiasmo al contrario anche un po', dico pericoloso, però pericoloso in senso ovviamente molto molto lato, quindi vendetela con le pinze, per il fatto che comunque appunto c'è un interesse sempre più ossessivo intorno al Napoli. Secondo me quello che vedo io è proprio questo, che da una parte e dall'altra si sta polarizzando l'opinione pubblica, stanno creando queste fazioni di tifosi pro o contro qualcosa o qualcuno, sempre più agguerrite tra di loro, sì, che poi alla fine finiscono per dimenticare quello che è l'obiettivo principale per cui si è Di Maro, ovvero il calcio, il pallone che rotola, tutti gli annetti e connessi. Si perde più tempo, secondo me, a chiacchierare di cose extra calcio che del calcio stesso, e stiamo perdendo un po' di vista, secondo me, quello che poi è la parte più bella del ritiro, no? Quindi vedere i giocatori che si allenano finalmente, assistere a qualche allenamento, cosa che durante l'anno non riusciamo mai a fare, conoscere i nuovi, perché comunque appunto sono pochi ma ci sono, perché il Napoli ha acquistato 2 calciatori che saranno importanti il prossimo anno, e poi chiaramente aspettare quelli che come al solito arrivano più tardi per vacanze, per nazionali, eccetera eccetera. Quindi poi alla fine lo spirito del ritiro è questo qui, al di là di tante chiacchiere. Giovanni, per Antonio. Oh, noi siamo abituati ai grandi colpi di scena da parte del presidente De Laurentiis, ma che colpo di scena ti aspetteresti maggiormente? Un arrivo improvviso di Koulibaly che firma il contratto già qui a Di Maro, oppure il clamoroso ingaggio, acquisto di Dybala? Allora, tu sei lì, quindi più di me puoi confermare quella che è la mia sensazione. Ho avuto esattamente questa sensazione qui, che sta aleggiando un po' di mistero sull'arrivo di De Laurentiis. Arriva domani, arriva oggi, arriva ieri, arriva dopodomani, proprio perché secondo me, sarai d'accordo con me, De Laurentiis sta qualcosa in mente. Adesso bisogna capire cosa stanno preparando, perché la sensazione netta è che effettivamente l'arrivo del presidente possa essere un punto di svolta in questo ritiro iniziato per certi versi un po' in sordina, e che possa portare una sorpresa, almeno lo speriamo, è quello che siamo portati a credere da ciò che filtra. E diciamo, la sorpresa può oscillare da Mertens, che magari è stato svincolato tra virgolette e lasciato in stand by proprio per arrivare in pompa magna a Di Maro, appunto a Koulibaly, o addirittura un colpo da sogno come potrebbe essere Dybala, come potrebbe essere magari un altro acquisto. Però appunto diciamo che la questione ad esempio relativa a Dybala secondo me è molto molto laboriosa. Qualora il Napoli dovesse davvero arrivare a puntare un calciatore come Dybala, ci vorrebbe un po' più di tempo, quindi credo che i tempi tecnici per portare Dybala a Napoli per quando arriva De Laurentiis non sono gli stessi che portano appunto De Laurentiis a Di Maro in questi giorni. Quindi mi sentirei di escluderla, ecco, questa ipotesi qui. Intanto vi segnalo che nella sessione di autografi odierna, dove è stato protagonista Mario Rui, i colleghi di Calcio Napoli 24 hanno anche raccolto qualche dichiarazione nel classico video che potete tranquillamente trovare su tutti i riferimenti appena dati. Il capitano del Napoli lo fa Koulibaly,
Mario Rui ha stabilito. Koulibaly non ha certo bisogno di allenarsi per essere capitano, e poi sul proprio ruolo e soprattutto sulla propria titolarità si vedrà chi tra di noi giocherà. L'importante è che il Napoli vinca e faccia bene. Quindi un Mario Rui un po' democristiano, ma che comunque restituisce anche un po' l'equilibrio e la voglia di da capitano in pectore, anche perché adesso diventa uno anche dei membri più anziani dello spogliatoio all'interno del Napoli. Potrebbe essere anche il vice capitano sporadicamente, quindi diciamo è sicuramente tra i leader dello spogliatoio e deve parlare in quanto tale. Un'ultima, Antonio, te la faccio sui colpi di cinema da ritiro, perché noi citavamo l'ultimo ritiro pre-pandemia, quello del 2019, dove la mania per James Rodriguez, quel treno per Yuma, l'elicottero, il colpo di scena degli agenti di Pepe. Ci aspettiamo qualcosa, cioè nel papometro che si può generare nei prossimi giorni, c'è qualche previsione, c'è qualche colpo di scena che Antonio Papa si aspetta per i prossimi giorni? E ragazzi, in questi casi qui, come sapete, regna l'entropia, cioè quando iniziano a uscire i fatti tipo gli elicotteri che atterrano, le mozzarelle, le sceneggiate e tutto il resto, là neanche chi è sul posto riesce a focalizzare subito cosa sta accadendo, proprio perché sono cose talmente estemporanee da essere, appunto, come dicevi, da film, cioè sì. Quei colpi di scena nei film che tu dici, aspetta, che sta succedendo, e nessuno riesce a rendere conto. Quindi aspettarsi qualcosa ci vuole un bel po' di fantasia, secondo me. Diciamo che la mia fantasia si spinge, appunto, a massimo al far capire a tutti che in realtà tutto questo, tutta questa attesa sui rinnovi era soltanto un espediente per arrivare poi col colpo di scena. Abbiamo riacquistato Mertens, abbiamo riacquistato Koulibaly o qualcosa del genere, perché appunto non mi sembra che nell'aria ci sia tanto di diverso. Quindi magari è bene per il momento non illudere i tifosi spaventando chissà cosa potrebbe accadere, però io credo che qualcosa accadrà e credo che sia qualcosa del genere. Purtroppo la mia fantasia si spinge là. Ci salutiamo, Antonio, con una domanda secca, e quindi attendiamo risposta secca. Gaetano, Varaschelia, Oliveira, su quali di questi il cuore fantacalcistico di Antonio Papa consiglia di puntare? Dunque, Gaetano forse no, Oliveira ci punterò, anzi, Varaschelia ve lo dico, non vi spingete troppo oltre, perché può essere una buona scommessa, però secondo me, poi mi sbaglierò, non sarà titolare. Abbiamo dato un consiglio anche agli amici del Fantacalcio. Antonio, sempre grazie per essere intervenuto qui a Radio Punto Nuovo. Un abbraccio. Grazie a voi, grazie a te, ciao. Buon lavoro all'amico Antonio Papa, che ci ha dato una mano ad incardinare un po' tutte le questioni, anche suggestioni, film da ritiro, perché poi immagino, Giovanni, anche lì le voci impazzano, no? Esce mezzo rumor e anche voi vi scatenate sul posto per verificare, giustamente. Ma sono le sorti del mercato queste qui, sono le sorti del mercato che prevedono praticamente questo andamento. Noi facciamo così, stop and go, rientriamo, vi facciamo ascoltare le parole di Edoardo De Laurentiis, vi facciamo ascoltare soprattutto le parole del nostro Giovanni Annunziata, che intanto, te lo chiedo in diretta, rischi di essere sfrattato dalla tua postazione, Giovanni? Perché ci preoccupiamo. Il rischio potrebbe esserci, però noi non molliamo. È concreto. Però diamo anche il tempo, casomai, a Giovanni di riordinarsi. Intanto troveremo anche un gradito ospite dopo le parole di Edo De Laurentiis. Tutto questo tra una quarantina di secondi. Che riparte allora dalle parole di Edo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, che è stato lì artefice e protagonista di una lunga chiacchierata con i giornalisti, ma anche con tanti tifosi nella giornata di ieri. Avrete ovviamente letto, sentito, se non l'avete fatto ve lo riassumiamo velocemente adesso, della battuta più importante, quella durante una firma di un autografo a un tifoso, qualcuno gli ha chiesto di Dybala,
le vie del Signore sono infinite, così ha dichiarato il vicepresidente del Napoli, che poi ha un po' corretto il tiro, ha cercato di riportare le cose su un asse un po' più coerente con quelle che erano state anche le dichiarazioni di Giuntoli, rettificando che non era un'apertura di Bala, ma semplicemente una conferma del fatto che il Napoli può comprare assolutamente chiunque. Noi facciamo ascoltare davvero tre minuti, non di più, di Edo De Laurentiis, che ha parlato di tanti temi anche a ruota libera. Queste le sue parole. Il problema è che poi dopo qualche anno De Laurentiis l'aveva detto, capito, ma qualche anni fa. Qua infatti lo dimostra il numero di, di riserva in panchina, che prima era una cosa di fatti, infatti parlano, infatti parlano. Quella è la cosa più importante. Dopo anni e anni e anni, fatti parlano. Quello che diceva mio padre magari 4 anni fa si avverrà dopo qualche anno. Che adesso parlano pure di campionato di sottosquadra. Quello è il problema. E allora vuol dire che qualcosa di vero c'è, non esiste. Sì, no, assolutamente sì. Ma consenti però una critica piccola, piccolissima. E migliorare l'aspetto comunicativo. Sì, questo è vero. Ci possiamo lavorare, sicuramente ci possiamo lavorare. Ci dovresti lavorare. Mai di imparare, no? No, magari, ma non mi posso fare maestro perché non ho mai fatto il vostro lavoro, però insomma, di migliorare la vita, mai di imparare e di migliorarsi. Quindi si può sempre migliorare la vita, sempre. Perché ripeto, visto dall'esterno è un aspetto secondo me va migliorato non poco. Sicuro, ma sicuramente, ma cercheremo di fare dei passi al gigante per arrivare sempre di più a essere comunicativi e competitivi. Quello poco ma sicuro. Grazie anche ai vostri consigli e alle vostre critiche che sono costruttive. Io una cosa che non te l'ho detta prima, soprattutto guarda, ripeto, è importantissimo questo discorso di aprire un allenamento a settimana quando non ci sono turni fra settimana. Sì, ma l'ha detto anche, è stato detto. Dovrebbe essere una novità per il futuro. Ah no, ma è sicuramente una cosa che ha detto anche. Sì, sicuramente. Ma noi vogliamo stare vicino ai nostri tifosi, però è la cosa più importante per me. Noi lo diciamo da 2 anni questa cosa qui. Per me i tifosi è la cosa più importante. No, ma è giusto che sia così, anche perché loro e gol sono l'essenza del calcio. I tifosi e i gol sono l'essenza, ma c'è questo contorno. L'abbiamo visti i tifosi qua in questi giorni, sono venuti comunque numerosi per vedere un ritiro, per vedere anche giocatori che magari non saranno riconfermati. Domani arrivano gli altri, oggi pure, tra Rachmani, Lobotka, Zelinski, Di Lorenzo. Ripari quando arriva? Nei prossimi giorni. Il prossimo giorno. Abbiamo messo sul piatto 6 milioni di euro per 5 anni. Meglio di questo, non so che dire. E come fate? Cioè, perché dire? Significa non vuole stare. Cioè, tra l'altro gli avete dato. Ma io non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore. Ma anche di Mertens si parlava di altre cifre, invece poi quello che è stato detto è una cifra importante, dove molto mezzo importante, anche perché 5 adulto. Milioni di euro sono pari a 5 miliardi lordi, scusa, 5 milioni lordi, no, 5 milioni lordi. Anche lui che ha dichiarato voglio restare a Napoli a qualunque costo, mi sembra strano che non abbia ancora accettato, no? Per me accetterà, sì, ragazzi, ma è una città che gli ha dato molto e potrà ancora dargli parecchio. Una sensazione tua che sicuramente c'è un rapporto. Sempre positivi nella vita, sempre, sempre e sempre. Allora, la positività attiri positività. E poi sottolineiamo anche con i Bali lordi sono 11 e 100, non sono pochi. Appunto, oggi soprattutto, dopo la pandemia, dopo si sta di nuovo ristabilizzando tutto quanto, siamo ritornati tutti al regime. Ma poi la cosa clamorosa è che per 5 anni, quindi vuol dire che un giocatore che resterà in azzurro con uno stipendio garantito fino a 35-36 anni. È un grande giocatore, è un uomo, sì, un uomo, ha dimostrato durante gli anni di essere una persona per bene. Quindi pure 30 anni, non è appunto, che, quindi significa che per noi confermarlo sia come giocatore che come dirigente è la cosa più importante al mondo. Che anche quel ruolo che era stato chiesto. Ma come la volevamo fare anche con Albiol, però purtroppo Albiol ha fatto una decisione familiare. Invece il ritorno di Hamsik nella dirigenza è previsto, ci state pensando. Noi lasciamo le porte aperte, non chiediamo mai le porte a nessuno, soprattutto chi ha fatto del bene con l'altro. Insomma, queste le parole di Edo De Laurentiis, qualità audio non impeccabile, ma letteralmente è stata una chiacchierata rubata dai tanti colleghi che sono lì a Di Maro, tra cui anche soprattutto il nostro Giovanni Annunziata. Diamo però il ben ritrovato al collega e scrittore Vittorio Zambardino. Ciao Vittorio, grazie mille per essere di nuovo con noi.
perché stavamo commentando anche un po' quelle che sono state le parole di Edo De Laurentiis. Si è parlato della suggestione di Dybala, sulla legittimità anche dei tifosi di tornare a sognare, però un tema importante è stato l'essere vicino ai tifosi. Chi era lì in quella chiacchierata ha detto: io una critica gliela devo fare, il piano comunicativo della Edo De Laurentiis, c'è sempre spazio per imparare, c'è sempre tempo per migliorare, solo che mi sa che la strada per migliorare la comunicazione e il rapporto Napoli e il Napoli sia un po' lunga, quasi lunghetta. Questo è, diciamo che se è proprio il punto debole del Napoli, che in questi anni è stato, siccome il carattere del suo presidente, no? A lungo in silenzio, poi esplosioni di non si capisce che cosa, spesso io spesso non capisco che cosa voglia dire il presidente. Forse Edo De Laurentiis vuole inaugurare un altro stile, speriamo, credo che anche per lui ci sia un lungo apprendistato da fare. Adesso devo dire, sulla vicenda Koulibaly è stato abbastanza vicino allo stile del padre, prima ha detto ha sparato alto, Koulibaly lo teniamo, faremo di tutto, eccetera, eccetera. Poi dopo ci ha fatto capire la realtà, e cioè che le cose, in realtà la mano del gioco, il banco del gioco non sta in mano al Napoli, non sta in mano a noi, sta come pubblico, sta in mano al giocatore e a quelli che se lo vogliono prendere, insomma, deciderà lui. Giovanni per Vittorio. Nonostante le parole di Edo del direttore sportivo Giuntoli, che ha detto che Dybala non lo hanno mai trattato, è stata un po' questa smentita velata da parte del vicepresidente Edo De Laurentiis, che ha detto che fondamentalmente che le vie del Signore sono infinite per quanto riguarda Dybala. Ma Paolo Dybala, l'arrivo di Paolo Dybala, che cosa porterebbe al Napoli, soprattutto sotto il punto di vista della comunicazione con i tifosi, con proprio per quanto riguarda il brand Napoli e il rilancio dopo un addio importante come quello di Insigne, dopo un addio importante come quello di Mertens, di Ospina e di un passo indietro che forse sembrava si stesse facendo? Ma dipende, voglio dire, sul piano tecnico ha detto benissimo oggi Andrea Carnevale, no? Cioè accanto a Osimhen c'è uno che potrebbe, ci sarebbe uno che è capace di inventare traiettorie, stili, soluzioni, no? E quindi voglio dire sarebbe un'integrazione perfetta tra i due. Secondo me, io sono molto d'accordo con queste dichiarazioni di Carnevale. Per i tifosi sarebbe un motivo di sogno, però attenzione, il mercato è lungo, perché se il prezzo per avere Dybala e perdere Koulibaly, no, e prendere Dybala con quei soldi lì, e beh, insomma, ecco, abbiamo fatto come nei cartoni animati, quando uno toglie, tappa un buco e se ne apre un altro. Il Napoli con Koulibaly e Dybala è una cosa, e potrebbe veramente sognare. Napoli con Dybala e senza Koulibaly avrebbe una difesa che vale meno dell'anno scorso. E quindi voglio dire, però certo, Dybala è un nome. Dybala, se volete, è una follia, è stato anche detto e scritto questo, non è che me l'invento io, è una follia di questo calcio, che lascia disoccupati grandi calciatori, perché in realtà è un mercato nel quale pochi possono tutto, no? Guardate la Juventus, che solamente sì, con le voci e le proposte mette in crisi gli avversari. No, la Juventus sta facendo, si parla quasi solo della Juve, perché è l'Inter che ha potuto recuperare l'interino per Lukaku guadagnandoci pure, due possono, due e mezzo possono, e gli altri cosa fanno? Aspettano, se poi vendono c'ho i soldi, allora faccio, siamo sempre lì, e noi facciamo sempre parte di quelli che devono tenersi, guardarsi il soldino, no? E insomma è un mercato folle, è un mercato folle. Se Dybala decide,
poi su Dybala non ci siamo solo noi, c'è pure la Roma per esempio. Tutte le cose che si dicono a proposito di Dybala a Napoli si dicono pari pari a Roma, per quanto riguarda la Roma. Io sono proprio vivo a Roma, come voi sapete, e sento la gente dice esattamente le stesse cose. E quindi dove deciderà di andare Dybala? È veramente una situazione incredibile, perché quella la decisione andrà all'Inter. E noi stiamo parlando solo perché l'Inter, avendo preso Lukaku, lo tiene ancora fuori dalla porta. Ma il mercato è lungo, noi non abbiamo ancora visto niente, secondo me. Mercato lunghissimo, allora un'ultima te la faccio davvero telegrafico, Vittorio. Sarà un mercato che porterà il Napoli a poter guardare ancora negli occhi Milan, Inter, e ci metto anche la Juventus, che intanto ha preso Di Maria e Pogba, oppure sarà un mercato dove il Napoli dovrà metterci anche tanta competenza, tanta programmazione? Il Napoli è riuscito a guardare negli occhi queste squadre, anche a mettersele dietro, anche in anni nei quali partiva inferiore a queste. Quindi voglio dire, il campionato ha sempre una sua storia che per fortuna può cambiare i dati che i soldi e il potere mettono in campo. E certo, se guardiamo in questo momento è drammatico, perché è un po' curioso, perché cioè, i campioni d'Italia che sono sott'acqua, si muovono sott'acqua, no? Stanno facendo una cosa secondo il loro stile, poi giovani, no? E ci sono questi due, l'Inter e la Juventus, la Juventus sta facendo un mercato assolutamente allegriano, cioè prendere pezzi usati assolutamente sicuri ma di altissimo livello. Pogba, Di Maria, che cosa gli vuoi dire? Però guardare negli occhi chi fa questo mercato qui è complicato, perché staremo a vedere un po' quello che succederà. Vittorio, io intanto ti ringrazio come sempre per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo, un abbraccio e ci rimandiamo anche alla prossima. Buona estate, arrivederci. Grazie mille al collega e scrittore Vittorio Zambardino, che era anche il nostro ultimo ospite per quanto riguarda l'edizione odierna. Intanto saluto e ringrazio Giovanni Annunziata, che si era già avviato tra virgolette ai saluti, perché c'è stato un piccolo imprevisto giornalistico, non mi sveliamo nulla, perché potrebbe essere tema della giornata di domani e tema dell'appuntamento di domani, però lo abbiamo sguinzagliato e abbiamo dato il via libera a poter lasciare la trasmissione e a gettarsi subito all'inseguimento poi di tutte le ultime. Lui che sta vivendo il ritiro di Di Maro, perché vi ricordo Radio Punto Nuovo vi sta raccontando il ritiro di Di Maro stesso dal cuore della piazza, dal cuore del precampionato napoletano. Detto questo, è davvero tutto, soltanto 60 secondi per ringraziarvi, per ricordarvi che Punto Nuovo Sport Show torna domani, sempre con Alessandro Montano, sempre con il nostro Giovanni Annunziata lì a Di Maro. Domani sarà una giornata importante, perché potrebbe essere la giornata dell'arrivo di Aurelio De Laurentiis, previsto in serata, poi mercoledì quello di Kalidou Koulibaly e ancora tutte le ultime, poi ci sarà anche la chiacchierata di Luciano Spalletti al teatro di Maro con tutti i tifosi. Insomma, poi noi vi facciamo ascoltare tutto, perché poi domani sentiremo la vostra voce, Giovanni vi intervisterà proprio lì dal cuore del campo di Carciato. Tanti contributi, tanti protagonisti che già nella giornata di domani torneranno ad affollare le nostre due ore di sport. Intanto io vi lascio alla buonissima musica di Radio Punto Nuovo, a tutto il nostro pomeriggio, allo sport che tornerà nei contributi non stop già dalle prime ore del pomeriggio. Insomma, da Alessandro Montano è davvero tutto, un abbraccio, ci risentiamo domani, mi raccomando, puntuali, ore 13, Punto Nuovo Sport Show. A domani.